Fantastico, i bravi ragazzi della Commissione Europea. Allora, ti faccio vedere una roba con tutti gli articoli, ok? Per gli avvocatuzzoli, perché l'articolo qual è? Vabbè, comunque. Allora, mutuo variabile. Allora, paragrafo 84. Dice questo, la decisione. Data la segretezza sotto la quale l'illecito è stato commesso, non è possibile determinare con assoluta certezza che l'illecito sia cessato. Paragrafo 84. E parliamo del tuo mutuo. Allora, per evitare, diciamo, fraintendimenti, ti do anche tutti i riferimenti, così in modo che non ci sono problemi di comprensione o di interpretazione. Ok? Fai lo screenshot e dopo te lo vai a vedere nel web. Dice, qual è la fonte? Qual è la fonte? Come se sapessi leggere. Ascolta, ok? Ragiona. Decisione Unione Europea del 4/12/2013, caso 39914, mutuo variabile. Allora, cosa accade? Lo faccio in modo molto semplice. È successo che alcune banche, una decina di banche, fra le più importanti, italiana c'era Gruppo Agricol, c'è il Gruppo Agricol, quindi dico nome e cognome, si sentivano l'uno con l'altra e accadeva questo. C'era il capo così di Gruppo Agricol che diceva all'altro capo di Deutsche Bank, tanto per intenderci, ciao Pasqua, come stai? Sto bene, tutto bene qua a Milano, c'è ben un po' di nebbia ma si sta bene. Ascolta, cosa facciamo? Facciamo adesso che il tasso lo mettiamo al 6%, perché questi disgraziati, secondo me, hanno un po' troppi soldi. Ma no, dai, facciamo il 5,5%, che dopo il 6 mi sembra un po' troppo. Quindi quello che è successo è che c'era un cartello, quindi ci sono delle persone che si sentivano al telefono, li hanno beccati, ok? E cosa facevano? Alzavano il tuo mutuo. Bravi ragazzi. E quindi tu, pensando di aver comprato un mutuo variabile con l'andamento del mercato, invece ti ritrovavi a pagare migliaia di euro in più sul tuo mutuo, come sta accadendo proprio adesso. Quindi la Commissione Europea, attraverso un'indagine, attraverso intercettazioni telefoniche, le ha beccate e le ha multate. La stessa Commissione Europea parla del paragrafo 84. Nel paragrafo dice questo. Okay. Dice, data la segretezza sotto la quale l'illecito è stato commesso, non è possibile determinare con assoluta certezza che l'illecito sia cessato. A mio parere non è cessato. Quindi ancora oggi le banche stanno facendo cartello e aumentano il tuo mutuo. Cosa fare? Cosa fare? Allora, per quanto riguarda il... ti do anche questo qua, i mutui dal 2005 al 2010, quindi... puoi fare lo screenshot, ti faccio queste cose, così dopo te le leggi, ok? Anche tu avvocatuzzo, te le leggi, così se hai qualcosa da dire, dici no, questo non va bene, te le leggi, ok? Ma io parlo dell'avvocatuzzo perché gli voglio bene, ma ci sono degli ignoranti, delle capre che vanno. Allora, detto questo, nel periodo 2005-2010, oltre a verificare l'indeterminatezza per l'applicazione dell'indeterminatezza del tasso per i mutui in cui è stabilito il tasso variabile con riferimento al tasso Euribor per violazione dell'articolo 1346-1418-1419 Codice Civile, nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità nell'oggetto dei contratti formali e o violazione dell'articolo 1283-1284 e 1285. Per violazione dell'articolo 1322 Codice Civile, eccetera, eccetera, ti fanno screenshot. Quindi, per questi motivi, la conseguenza in soldoni, vado veloce perché altrimenti arriviamo a troppo, conseguenza in soldoni, articolo 117 del testo unico bancario, ok? Quindi io ti dico il caso, ti dico l'articolo, ti dico la violazione, ti dico quanti soldi devi prendere, se poi non capisci. Problema tuo. In tal senso si stabilisce che la riabilitazione del piano, rimborso del mutuo a rata costante, utilizzo del tasso minimo BOT annuale,
dei 12 mesi precedenti in conclusione del contratto. Tale riduzione del tasso di interesse a BOT è molto importante in quanto comporta un risparmio di circa 2/3 degli interessi da pagare. Quindi, nel caso il tuo mutuo è indeterminato per questo motivo o per altri motivi, che va anche oltre il 2010, risparmi 2/3 degli interessi. Lo capisci quanto sono 2/3 degli interessi? Su un mutuo trentennale, ok, su un mutuo di 200.000 euro, pagherai circa 400.000 euro. 2/3 di interessi sono su 200.000 euro di interessi, 2/3, quanto sono su 200.000 euro? 8, 16, 24, no, 7, 14, 21, no, circa 65 per 2, 130, 140.000 euro che vanno in tasca a te su un mutuo di 200.000 euro. Capisci quanti soldi sono? Capisci che vale la pena approfondire? Lo capisci? Bah. Lo capisci? No, non lo capisci. Comunque, detto questo, cosa bisogna fare? Bisogna fare un'analisi matematica giuridica. Per quanto riguarda l'anno, se rientra in quegli anni non serve perché sono quasi tutti manipolati, ma anche adesso sono manipolati e ci sono delle analisi. Allora, per fare questo, non è una roba semplice, devi fare una preanalisi, devi fare una perizia e devi pagare una causa, non è gratis, ok? Così per i più malindici, ma questo vuol fare soldi, ma scusa, ma ti sembra strano che la gente vuol lavorare? A volte mi sembra strano che la gente dice no, ma quello vuole fare soldi, perché ti sembra strano, non sei abituato a lavorare, ok? Preoccupati quando qualcuno vuole fare cose gratis così. Comunque, questa è l'informazione, è molto molto importante. Quindi, articolo 117 testo unico bancario, questo è il caso, quindi se vuoi la puoi andare a leggere da solo per verificare se è vero o no. Allora, poi detto questo, per avere un po' di informazioni in più, perché molti mi chiedono, vorrei approfondire l'argomento, questo è il mio libro, ok? Lo trovi su Amazon, costa 227.000 euro, quindi non costa neanche tanto, ok? Si chiama così, guarda che bello, The Devil's Bank, la banca è il diavolo, il giro dei dannati. In questo libro spiego un po' di roba, è un libro che dovrebbe essere obbligatorio di leggere. Che tu sia imprenditore, che tu sia un privato, dopo che hai letto questo libro hai un'idea diversa delle banche. Va bene, detto questo, ci vediamo presto. Presto organizzerò degli eventi anche nel mio gruppo Telegram, siamo oltre 11.000 in questo momento. È una cosa fantastica, grazie, grazie, ho superato 100.000 persone su Telegram. Va bene, ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene, condividi se ritieni che sia giusto questo tipo di comunicazione e se è utile. www.decima.it, www.gaetanovilno.it. Ho fatto tardi, però pazienza.